E venne il turno del nostro angelo. Proprio tu. Qui ti volevo. Guarda che roba. Divisa fuori ordinanza, ali scomposte, e poi sempre spettinato. Per l'ultima volta ti affido un incarico difficilissimo. Una ragazza? Volevo dire, angelo capo, un'anima femminile? Qui. Vai. Si trattava di custodire una diabolica ragazza che era riuscita in precedenza ad eludere la vigilanza di ben 9 angeli custodi. Beh, e tu chi sei? Sono il tuo nuovo angelo custode. L'accoglienza non fu delle più cordiali e per rompere il ghiaccio l'angelo le insegnò un passo di danza di sua invenzione. Ma quando le cose stavano proprio mettendosi benino, il povero custode dovette constatare d'essere stato giocato. S'era fatto ubriacare, permettendo alla ragazza di filarsene indisturbata per i fatti suoi. Addio promozione ad angelo di prima categoria. Fu fortunato, invece, la ritrovò infatti in una piscina. Lo sapete quel che accade quando un gruppo di belle figliole si mette a guardare con insistenza chi si è azzardato con spavalda iattanza su di un trampolino? Nessuno torna indietro in simili casi. Ci si deve buttare, oppure tutto è perduto, anche l'onore. Povero angelo, non l'avesse mai fatto, la sua terribile protetta e le sue degnissime compagne lo sommersero completamente, riducendolo simile a uno straccio. Ecco, a volte devo proprio dirle che... Oh, ecco. Beh, che cos'altro c'è? C'è che ci siamo. Che cosa? Che cosa? Angelo capo, fra 10 minuti ci passa in ispezione. E se mi trovo in questo stato, stavolta mi retrocede ad angelo apprendista. Andiamo presto. Già, una parola a rimettersi in ordine per l'ispezione in quei pochi minuti. La cosa che irritava di più l'arcangelo capo era quel ciuffo ribelle. Ma a questo punto gli venne un'idea. Pronto? È l'anima del cimpralino che parla? Sì, vorrei la nuvola numero 37. Ufficio SOS, cielo fonogramma, urgentissimo. Occorre immediatamente. Ritrovato miracoloso, per domare chiome ribelli. E il miracolo avvenne. Quel ciuffo che per secoli aveva guastato i suoi rapporti col capo fu domato. La sua capigliatura non era più ispida e disordinata, bensì composta e brillante. Anche la sua protetta usò del miracoloso prodotto e i suoi capelli divennero ondulati e morbidi, acquistando riflessi meravigliosi. Giunse dal cielo l'arcangelo capo, pignolo e severo. Scrutò, constatò, esaminò e ammirò. Promozione immediata concessa sul campo ad angelo di prima categoria. Per soprappiù il regalo di un'aureola fuori ordinanza anche alla ragazza. Quale splendore di capelli, infatti. E un'aureola con stelle fu data anche alla brillantina Linetti. Eh già, perché la brillantina Linetti dà riflessi meravigliosi ai capelli e veramente dona e mantiene l'ondulazione.